Pannolini, omogenizzati, latte, pastina, vestitini e anche visite mediche. È quanto avviene a Monreale grazie ad un progetto Briciole di Salute che sostiene le famiglie monrealesi poco abbienti già da 7 anni. E adesso il progetto sbarca anche in altre regioni d'Italia. È un progetto che compie 7 anni, 7 anni di servizio alla comunità di Monreale. Ecco, questo progetto è stato promosso dall'Ordine Costantiniano di San Giorgio e ha come collaboratori diversi volontari di Monreale e diciamo anche dei paesi vicini. La cosa interessante di questo progetto, che si interessa di fornire generi alimentari ma anche pannolini, bestiario e anche consulenza medica a famiglie con bambini da 0 a 3 anni, è che si svolge un servizio prezioso per la comunità, ecco, per famiglie che si trovavano in difficoltà. Invece in questo modo queste famiglie anche vengono seguite, ecco, in modo tale che questo luogo è diventato per loro un luogo familiare. Quindi, e vorrei sottolineare come questo progetto iniziato a Monreale adesso si è diffuso anche in altre regioni d'Italia. Per esempio, io sono stato in Toscana e l'Ordine Costantiniano di San Giorgio ha anche questo progetto di briciole di salute. Questo progetto continua anche in alcuni comuni della nostra diocesi, come anche a Carini, in altri paesi, in altre diocesi siciliane, grazie all'Ordine Costantiniano, al dottor Deianni, ecco, che diciamo, si è impegnato come medico assieme ad altri medici anche a fornire consulenza medica a queste famiglie. Il progetto Briciole di Salute è fortemente voluto sia dall'arcivescovo di Monreale, Monsignor Pennisi, che da Sua Altezza Reale Carlo di Borbone delle Due Sicilie, capo della Real Casa, Duca di Castro e Gran Maestro Costantiniano. Le famiglie che diciamo, sono iscritte e che vengono segnalate dalla parrocchia sono circa una quarantina, quindi se diciamo, alcune famiglie sono sempre le stesse fino a quando i bambini non crescono, perché sono bambini da 0 a 3 anni, però ecco, certamente ecco, diciamo, oltre un centinaio di famiglie, però diciamo, regolarmente vengono ogni anno seguite 40 famiglie. Ecco, e questo grazie anche alla disponibilità della nostra arcidiocesi, che con i fondi dell'8 per 1000 per la Chiesa Cattolica, ecco, dà dei contributi per l'acquisto di generi alimentari, di vestiario e di altro materiale utile per i bambini.